Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati nuovamente qui su Minecraft, o meglio nell'accesso in corso, visto la mia bellissima connessione. Eccoci qua su Mindshield. Signori, oggi avevo voglia di portarvi un bel videozzo su Minecraft, ma prima entriamo nell'Acid Prison, visto che la mia ragazza, eccoci qua, visto che la mia ragazza in questo momento si starà sicuramente facendo il bagno in piscina, perché mi ricordo sono alle Bahamas, non ho mica preso la piscina in offerta su Amazon. Comunque ci farò un video su quello, vedrete, continuate a seguirmi perché ho una bellissima notizia, davvero una bella notizia. Vedete l'inventario, vedete che sono aumentato di rank. Questa è la seconda volta che faccio questo video. Perché? Perché l'ho perso. Ehi! Si vede che è da tempo che non registro video. Ho registrato solo la webcam. Ho 30 minuti di webcam di me che parlo e non si vede il gioco. Vabbè, dai, facciamo un piccolo riassunto di cosa ho fatto in questa mezz'oretta. Ho piantato tantissimi arboscelli che ho comprato allo Slash Shop. Se noi andiamo su altro, ne ho presi due, li ho piantati, ho avuto culo e ho fatto tutte le missioni che non avevo fatto nel video precedente. Ho scavato 64 di carbone, visto che sono arrivato al rank E. Che fastidio aver perso il video, voi non avete idea, però... che volete farci? Sono scemo, sono stupido. La carne marcia la devo ancora farmare. Il pane l'avevo fatto prima. Raggiungi il livello alto dell'isola. Vabbè, questo è un casino. Ho fatto quello di prendere uno stack di legno di quercia. Sì, e basta. Ho fatto queste due missioni, signori, di carbone e legno di quercia. Mi sono cresciute le canne da zucchero. Come vedete adesso non ne ho più una sola, bensì ne ho sei. Perché mi sto aumentando tutte queste farm? Perché non conosco le missioni più avanzate, questa cosa mi piace. Nello slash C, appunto, le missioni tipo novizio, competente, esperto, eccetera, eccetera, ci saranno missioni inerenti tipo trova tot canne da zucchero. Infatti anche per questo sto continuando a farmare pure grano, eccetera, eccetera, eccetera. Voi non sapete quanto mi rompe le palle aver perso il video. Voi non ne avete la ben che minima idea. Più che altro perché è venuto un bel video. Avevo chiacchierato, avevo parlato di cose carine. Però vabbè. Comunque scendiamo qui sotto, perché ho notato che... Esatto, state sentendo che in questa miniera, probabilmente, l'ho detto nel video che ho perso, ma quindi lo ripeto, datemi la certezza qui sotto nei commenti, se potete, se volete, più che altro. Credo che nella propria isola si è immortali, perché vedete, non mi fanno danno i mob. Cioè, proprio non mi fanno danno. E credo sia una questione di protezione nell'isola, visto che comunque non ho la god, perché se vado sull'acqua, l'acqua mi ferisce. Oh no, ho doppato una patata, ragazzi. Porca vacca, che culo. Sapete che c'è tipo meno del 10% di possibilità di droppare una patata da uno zombie. Anzi, vi faccio vedere pure cosa ho droppato. Tutta la roba che ho droppato nel video precedente l'ho messa qua. Oh, ragazzi, abbiamo fatto 10... Urca. Siamo già a 11, 12. Raga, ottimo. Ottimo, dovremmo fare tipo una trentina di carne marcia e molto probabilmente passiamo di rank. Le orecchie, ti prego. 25 anni di Minecraft, ancora non sono riusciti a regolare il volume di sto cazzarola di mob che mi urla nelle orecchie, veramente. Potete entrare nel server, sì, se siete premium, sì, no, perché comunque c'è sempre gente che me lo chiede. Pepo, ma io non ho l'account premium, posso entrare? Sì, potete giocare a questo server pure senza avere il gioco. Cioè, anche se voi non avete Minecraft, non è un problema. Aprite Fortnite ed entrate su questo server. Si può. No, non è vero, in quel caso no, però... Che stai facendo? Perché ti sei messo dietro il PC? Io fresco. Ok. Io finisco di registrare e mi vado a buttare in piscina. Ah no, poi devo editare il video. Poi vado... Esatto. Quanta carne marcia ho fatto? 44, me ne servono ancora 20. Andiamo al prison, quindi andiamo al warp. E così con la scusa ci facciamo anche un po' di soldi. Rompendo i lucky block si fanno un casino di soldi. In questo caso sto rompendo il lucky block VIP, che, perché vi ricordo, comunque al massimo vi lascerò il video precedente se ve lo siete persi, perché nel video precedente c'è uno di voi mi ha regalato il VIP ultra. Se non sbaglio credo sia il VIP da 20 euro. Non l'ho nemmeno mai ritirato, sono pure stupido. Anzi aspetta, facciamo slash buy mi pare. Se andiamo su Acid Prison, sì, andiamo su VIP,
Shop. Io, esatto, quello da 20 euro. Raga, me lo ha regalato uno di voi. Vi ringrazio di cuorissimo. Cioè, ringrazio ancora il ragazzo che ha fatto sta pazzia. Quando sceglie a chi dare il VIP, lui avrà messo il nick Pepo3393. Ovviamente è arrivato a me, cioè al mio nick, no? Quindi ringrazio di cuore il ragazzo che ha fatto questa pazzia. Ci tenevo comunque a ringraziarlo, perché comunque 20 euro, cioè, mi ha fatto un regalo, va, che comunque apprezzo, apprezzo tanto tantone. Dovrei vendere tutto. Facciamo intanto slash sell, così. Ok, mi sono tolto una padellata di roba inutile. La patata. No, non aspettate un attimo. La patata è importante, ragazzi, perché la patata piace a tutti e la patata va piantata. La faccio già crescere. Signori, già siamo a 3 patate. Già abbiamo 3 patate. Anzi, sapete che vi dico? Credo che mi allargo. Sì. Come vedete, ho allargato un attimino. Andiamo a fare la nostra... come si chiama? Andiamo a zappare la terra, no? Ho zappato tutta la terra, quindi andiamo a separare queste cose. Fatemi togliere qualche albero dal ciuffolo, perché veramente... mi sta veramente squacquaraquando. Non mi squacquaraquare. Ma tu, io sono tutto squacqua. No, no. È l'albero fastidioso. No. Dove sono le patate? Ah, che so qua le patate. Facciamo crescere le patate e le andiamo a raccogliere. 2, 4, 6. Volendo ci è andata bene. Mi mancano gli ultimi 20 di carne marcia. Aspettate, guardiamo l'asta. Perché comunque vi ricordo ci sono pure le aste. Facciamo cerca degli oggetti. Qualcuno vende carne marcia? Sì. Vabbè, 10 milioni. No, ma chi sono? Troppi 10 milioni. Perché vende un assegno da 1 milione a 2 milioni? Ma... non capisco il nesso. Perché dovrebbe... vabbè. Ci sarà qualche missione dopo di fette di anguria. Ne sono quasi sicuro. Nel frattempo saranno spawnati altri mob. Scendiamo qui in basso e vediamo se troviamo altri zombie. Sì che li troviamo. Vabbè, sì, i creeper li ignoriamo, tanto non mi interessano per il momento. Che bordello! Vabbè, tanto l'orecchio mio è giusto, eh! Abbiamo fatto solo 4 di carne marcia e 8 ossa. Aspetta, facciamo una cosa, aspetta. Torniamo all'isola. Mi devo svuotare l'inventario. Nel frattempo le canne da zucchero stanno crescendo, sì! E se facciamo slash kit ultra... cosa mi dà il kit ultra? Mi dà una spada che già è migliore rispetto alla mia, quantomeno credo. Questa qua è sharpness 6, unbreaking 4, sharpness 9, unbreaking 6, fire aspect 2, già è molto meglio. 10, 9, 3, porca vacca raga. Il piccone ultra è 10.000 volte meglio. E vedete, sono stupido, non mi prendo le cose, non mi prendo. Aspetta, vediamo l'armatura, 5, 3... 7-6, no, non aspettate, mi levo la roba elite. Cosa, vabbè, che ovviamente, avendo perso il video precedente, appunto, come vi ho detto all'inizio del video, il coal l'ho farmato qua, appunto, i 64 di coal che mi servivano per la sfida, li ho farmati esattamente qua. Però aspettate un attimo, ecco, una cosa che non ho visto sono i token. Quanti token ne ho? Visione i tuoi token... 200 token, comunque 196. Ok. Con 200 token cosa compro? Niente. Ok, con 200 token non compro niente. Va benissimo. Ukebe. Oh, ecco, vedete, queste sono le cose che io apprezzo da morire. Sotto le varie cose ci sono i fogliettini con a cosa serve. A cosa serve scambiare i token? Potresti venderli alle aste incrementando i tuoi guadagni, oppure potresti usarli come monete di scambio tramite il trade. Bellissimo. Come funziona l'autosell? Categoria comodità. Dai, che figata. Una volta incantato il tuo utensile, il tuo inventario verrà venduto automaticamente non appena verrà riempito. No, vedete, queste cose io qua le adoro, perché queste cose fanno capire quanto
i gestori del server tengono a far capire all'utenza, perché comunque non considerate che tutti quanti sanno giocare, perché può essere che entra un utente nuovo e non sa che cosa voglia dire un qualcosa, che poi anche io stesso, no? Cioè, se faccio slash token e magari ho una dimenticanza, tipo che cos'è la fly, come funziona fly, una volta incantato il tuo utensile potrai volare dovunque tu voglia, ma devi tenere l'utensile in mano. Cioè, ma tu, queste cose le apprezzo. Queste sono le cose che sono i dettagli che vanno a differenziare server da altri server. E sono queste le cose che io apprezzo tantissimo. Io nel mio caso devo fare slash sell perché non ho autosell. Io ho fatto 150k. Ma quanto mi serve per rankappare? 20 milioni. Rompiamo sti lucky block che c'ho qua, che avevo nella chest. Vabbè, li rompiamo col piccone tanto giusto. 120.000, 27.000, 2 token. No, mi servirebbero più soldi veramente. 20.000, 20.000. Vabbè, siamo quasi a 14 milioni, dai. Mi serve la carne marcia, mi serve che droppiate, per favore, per favore. Morto, grande. Ok, pure la polvere da sparo sicuramente mi servirà più avanti per le missioni quelle dopo. Quindi ammazziamo pure l'oro. Mamma te. Ma ho notato soltanto mo che qui ho c'ho un cactus. Aspetta perché lo pianto al volo, no? Cioè, perdonatemi. C'ho il cactus, non lo pianto. Oh, raga, ma c'ho della carne marcia in questa cesta. La pecora che mi è tra dentro. No, fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti. Me ne serve una sola. Dimmi che è spawnato, ti prego. Dai, per favore, dai. Oh, l'ho ammazzata in caduta. Eccola qua, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Prendiamo la carne marcia. Facciamo slash C, signori. E bam. Vabbè. Signor, non leggo la sfida, signorin. Troppo lunga. Non si legge bene. Costruisci una casa contenente un letto, una porta, una fornace, un tavolo da lavoro e una finestra. Ok. Crafta un alambicco. E per l'alambicco mi servono le blaze rods. 64 ossa di scheletro. Che forse posso già... no, non posso. E signori, siamo ufficialmente passati di coso. Clicca per vedere Fresco Challenge. Madonna, Fresco Challenge non si può sentire. Come vedete ci manca l'ultima sfida, ovvero quello di raggiungere il livello dell'isola. Ma che livello c'ho io? Slash is level. La tua isola è un morti. Vabbè, la mia isola è un morti. Comunque 332 di valore. Farma 64 semi di grano. Come li farmo 64 semi? Raga, come si farmano i semi di grano? Cioè, voi direte proprio spaccandoli. Ma guardate, me ne da uno solo ogni volta. Non li posso farmare. Vedete, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Cioè, ho notato che mi dà un solo seme. Cioè, prima ne dava 3, 4, 5, 20, 21. 5, 6, 7, 8, 9, 10... Raga, ma per caso hanno abbassato la probabilità di drop? O è una cosa mia che sono sfortunato? Perché ho notato che i semi, vedete, li droppo sempre precisi. Questi sono tutti i semi che sono riuscito a farmare prendendo tutto questo grano, E qua ne ho ancora di grano. Vedete? Qua ho 8 semi. Beh, cioè, se no mi tocca farmare semi al vecchio metodo. Però dovrei sprecare un po' di farina d'ossa e questa cosa un po' mi triggera. Comunque ci mettiamo qua. Cioè, diciamo, potrei farmarlo alla buona vecchia maniera, ovvero rompo qua. Vedete, sì, i semi li droppo. Fatto, guys. Ok, ho farmato lo stack di semini. Slash C e bam, te. Mi ha dato una chiave rara che andiamo subito ad aprire. Warp Crates. E signori, detto ciò, io spero tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto. Kit Hero. Il kit Hero vale meno del nostro kit. Vabbè, aspettate, te lo regalo. Hai ricevuto 10 token. Porco. Ma tu mi ragazzi, la chiave Soul. Vediamo. No, che chiave è la chiave Soul? Scusatemi. Che chiave è la chiave Soul? Ah, per aprire la dirigi da Warp Soul? Cazzo è sta cosa? Warp Soul. Oh, che
cos'è il Warp Soul? Porca vacca. Wow. Wow, raga. Wow, wow, wow. Ma tu mi quanti soldi? Abbiamo ancora due epiche e due comuni. Ma che culo! Ma che culo! Oh, soldi, soldi. So, ecco, i blocchi li apri. I blocchi li apprezzo tanto, invece. Che apriamo quella epica. Kit God. No, il Kit God invece è figo. Fortuna 3. La spada. La spada saccheggio. E il Kit God è fico. Riapriamo. Soldi. Top. Un'altra chiave comune. Sto facendo su e giù di kit. Perfetto. E dammi i soldi, ti prego. Perché palle sto kit comune 2. Vabbè, intanto mi ha dato le spugne. Spugne. Queste le apprezzo tantissimo. Ragazzi, ci è finita di culissimo. Addirittura possiamo rankappare, ma vabbè, no, lo faremo nel prossimo episodio. Detto ciò, signori, se il video di oggi vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione qui sotto al video. Dai, volendo, dai, sono riuscito a rimediare nonostante... Oh, è cacciuto il cocomero! Cocomero! Lo rompo subito al volissimo. 4, grande. Noi ci vedremo nel prossimo episodio. Vi voglio bene. E ciao, ciao. Il video è finito, iscriviti al canale e se te li sei persi, guarda questi video qua. Yeah. E basta, tutto qua. Se poi hai visto anche questi due video, ci vedremo domani con un prossimo, forse.